erano già stati, diciamo, attivati dall'impresa esecutrice, vanno completati. L'intervento principale va completato. Noi abbiamo fatto anche degli approfondimenti da un punto di vista strutturale con il professor Pedrangeli, che voglio dire è un luminare di ponti. Il viadotto non desta diciamo preoccupazioni se vengono mantenute le limitazioni che ci sono adesso a 3,5 tonnellate. Abbiamo avuto segnalazioni di mezzi che sono transitati sul viadotto anche con portanza superiore, allora noi abbiamo deciso adesso di installare i classici portalini che si mettono sopra il viadotto proprio per non consentire a mezzi sopra le 3,5 tonnellate di passare, perché questo potrebbe creare delle situazioni di criticità strutturale. Manteniamo la limitazione, mettiamo i portalini che limitano, diciamo, il transito, e questo mantiene la sicurezza. Su questo voglio tranquillizzare anche, insomma, i cittadini, che possono passare in assoluta sicurezza. Chiaramente l'obiettivo poi dell'intervento principale è quello di fare un'opera che consente di elevare queste 3,5 tonnellate. Ecco, su questo però va ingaggiata la nuova ditta che andrà a realizzare, diciamo, l'infrastruttura, la nuova infrastruttura che consentirà di avere una portanza maggiore.